Ruffalla SREM denunciati dai NAS. Si facevano pagare prestazioni riabilitative ma non le eseguivano. Alcuni pazienti pagavano anche servizi gratuiti. Il raggiro scoperto dai carabinieri di Campobasso. Campobasso blindata per il Corpus Domini. Le nuove disposizioni antiterrorismo impongono una stretta sulla sicurezza. Auto off limits, spostati i cassonetti dei rifiuti e concerto di Alex Britti in Piazza della Repubblica. Mi fido di te, ma meglio non fidarsi, così si chiama il progetto della Regione destinato ai piccoli imprenditori. Nella realtà le facilitazioni per gli investimenti e i prestiti sono rimasti sulla carta. Torella del Sannio, un paese da ricucire, lo ha detto appena eletto il sindaco Antonio Lombardi, una campagna elettorale che ha diviso in due la comunità, ora occorre pacificare i rapporti. Calcio regionale, l'ultima finale in prima categoria, le migliori del girone B si giocano la possibilità di accedere al campionato di promozione, in campo Ferrazzano e Sant'Angelo Limosano. Buon pomeriggio dalla redazione di Telemolise, edizione delle 14 del telegiornale. Dunque, come avete sentito dai titoli di copertina, c'è una truffa scoperta dai carabinieri del nucleo antisofisticazioni di Campobasso che mette al centro il servizio di riabilitazione offerto dall'ASREM in convenzione, evidentemente. Alcune di queste persone però ottenevano il rimborso dall'azienda sanitaria senza svolgere alcun servizio. In qualche caso invece si facevano pagare direttamente dai cittadini per prestazioni che sono in realtà gratuite. Allora queste persone sono state denunciate, ci racconta questa storia Anna Maria Di Matteo. L'erogazione delle prestazioni riabilitative e l'utilizzo dei fondi destinati ai servizi sanitari sono finiti sotto la lente del NAS di Campobasso, coordinato dal comandante luogotenente Mario Di Vito. Le indagini si sono concentrate in particolare sul settore della riabilitazione ed hanno portato alla luce un sistema illecito messo su da tre società, due molisane e una campana, che facevano parte della stessa rete di imprese. Queste ultime, avvalendosi della complicità di alcuni professionisti che operano nel settore sanitario, attestavano falsamente la venuta erogazione delle prestazioni riabilitative, percependone indebitamente il compenso dell'ASREM. Nel corso dell'indagine è stato accertato che i pazienti erano costretti a pagare le prestazioni che invece erano a totale carico del sistema sanitario regionale. Per questo motivo due fisioterapisti sono stati denunciati. Secondo quanto accertato dagli uomini del NAS, i due indagati si facevano consegnare direttamente dai pazienti 20 euro per ogni singola seduta di riabilitazione, un sistema che ha causato un danno economico all'ASREM e ai pazienti e, cosa ancora più grave, un danno in termini di salute pubblica ai pazienti che non hanno beneficiato delle cure previste dai piani riabilitativi. Per i due fisioterapisti e il titolare delle società coinvolte sono scattate le denunce per falso, truffa aggravata e corruzione, una vicenda che dimostra come purtroppo anche sulla sanità, sulla salute dei cittadini ci sia sempre chi specula. La cosa ancora più grave se si considera il fatto che il sistema sanitario regionale presenta grosse criticità che non consentono l'erogazione adeguata delle prestazioni. Se a questa situazione si aggiungono anche casi come quello scoperto dal NAS di Campobasso, ci si rende conto come in Molise sia sempre più difficile ottenere cure e prestazioni adeguate. Era impegnato nel lavoro dei campi, nel suo podere a Trivento, quando è caduto un muretto di poco più di un metro e mezzo, battendo la testa. Dopo le primissime cure, i sanitari hanno accertato la gravità delle ferite, hanno trasportato il settantenne al Cardarelli di Campobasso, ma una volta al pronto soccorso il ferito avrebbe dovuto essere affidato alle prestazioni del reparto di neurochirurgia, che invece non c'è più. Allora, come è accaduto due settimane fa per il 26enne di Mirabello, caduto dalla bici e poi deceduto, è stato contattato il Neuromed di Pozzilli, che però non aveva disponibilità ad accogliere il pensionato. A questo punto è stato necessario allertare un'eliambulanza che è atterrata nel pomeriggio nel piazzale della caserma dei Carabinieri di Campobasso, ha trasferito l'uomo a San Giovanni Rotondo. Adesso parliamo del progetto che ha un titolo emblematico, si chiama Mi fido di te. Forse per alcuni era meglio non fidarsi, perché i prestiti garantiti alle piccole e medie imprese della regione
sono rimasti sulla carta. Sentiamo Enzo Di Gaetano. La storia dell'ennesima fregatura rifilata da Frattura ai Molisani merita di essere raccontata dall'inizio, da quando, cioè nel giugno del 2016, fu pubblicato il bando della Fimolise dal suggestivo nome «Mi fido di te». Si offriva un prestito della finanziaria della Regione da 5.000 a 25.000 euro, a tassi agevolati e senza troppe pastoie, vincoli e fideiussioni varie. Insomma, la Regione, fidandosi di professionisti e piccole imprese, dava loro una mano, o meglio, diceva di voler dare una mano, rifilando invece l'ennesima fregatura. Come vedremo, chi si è fidato della Regione Molise, non sono pochi, è stato sostanzialmente raggirato e lo slogan più corretto da dare al bando sarebbe stato «Non fidarti di lui», intendendo per lui Frattura, il governatore famoso per firmare senza aver letto quello che firma. E nella storia resta nitida la firma di Frattura sotto l'impegno a difendere l'ospedale di Venafro. Magari anche questa volta sarà andata così, pubblicando un bando con una dotazione di 8 milioni e 716 mila euro, che però c'erano solo nei sogni del presidente, perché fino ad oggi, ed è passato un anno, di soldi ne sono arrivati poco più di un milione, con centinaia di aziende e professionisti che, fidandosi di Frattura, sono rimasti a bocca asciutta. Maria Antonietta Grimaldi, titolare di uno studio di consulenza Isernia. Allora, mi fido di te, dice la Regione, ma noi non ci fidiamo della Regione, insomma. No, sembra piuttosto una presa in giro, perché vengono in pompa magna ad annunciare questo bando per le piccole imprese in crisi e anche per gli studi professionali da quest'anno, a differenza del precedente bando, e come se fosse una cosa, una manna caduta dal cielo. Il 13 giugno ci dicono di inviare le domande, devo dire i funzionari molto solerti della Fimolise fanno una graduatoria quasi in tempo reale e li ringrazio perché sono andati a lavorare forse anche a Ferragosto. Sta di fatto che la Regione non ha soldi, nonostante il bando preveda una copertura di 8 milioni 716 rutti, ad oggi questi soldi non si sa che fine hanno fatto, per il semplice motivo che hanno erogato soltanto gli importi più bassi, quelli da 5.000 euro, penso fino a 8.000 euro. Dopodiché le altre imprese, gli altri professionisti che hanno fatto una richiesta in base al loro volume di affari e che sono entrati regolarmente in graduatoria per importi superiori, stanno ancora attendendo e da voci di corridoio provenienti dalla Fimolise ci dicono: non ci pensate proprio, perché soldi non ce ne sono. Allora io, non da addetto ai lavori, ma da cittadino molisano, chiedo ai signori della Regione, quando si fa una delibera di giunta regionale, che io sappia, ci vuole la copertura finanziaria. Se hanno previsto 8 milioni 716 mila euro e tutti, questi soldi che fine hanno fatto? Hanno finanziato un bando senza avere i soldi? A questo punto mi dovrebbero dire se è una cosa possibile, perché che io sappia non è possibile fare un bando se non c'è copertura finanziaria. Ecco, ma lei quando chiama la Fimolise che le rispondono? Mi dicono che attualmente ci sarebbe un'altra delibera pubblicata, che io francamente non sono andata a controllare, per altri 2 milioni di euro a copertura della fascia, sembrerebbe, delle domande fino a 15.000 euro, dove... Dico, sembrerebbe ci sia addirittura l'IBAN della Fimolise, però si chiama in Fimolise e dice: ma noi questi soldi non li abbiamo ancora visti. Se non abbiamo i soldi, noi come facciamo a darli? Punto interrogativo. E tra l'altro, alla mia domanda, ma quei poveri signori che hanno chiesto più di 15.000 euro, se è vero che verrà coperto fino a 15, 18, quelli che avranno chiesto 20, che fine fanno? Un funzionario un po' così simpatico mi ha detto: ma sì, se le posso dare un consiglio, non ci pensi proprio più. Torniamo a parlare di sanità. Tappa a Termoli del consultorio in piazza, screening e visite gratuite, il servizio di Manuela Iorio. Visite ed ecografie ginecologiche al seno, HPV test e PAP test, ma anche esame rapido per la diagnosi del tumore del colon retto. Queste e tante altre prestazioni saranno fornite gratuitamente per l'intera giornata di sabato a Termoli in Piazza Monumento, dalle 10 alle 22 nell'ambito dell'iniziativa dell'ASREM chiamata Consultorio in Piazza e che sarà resa possibile anche attraverso la collaborazione di diverse associazioni di volontariato come Avis, SAE 112 e Cives. Ci sarà un camper per la
la mammografia e un tir con all'interno un ambulatorio per eseguire ecografie e pap test, ha spiegato il direttore sanitario Antonio Lucchetti, arrivato di persona a Termoli per illustrare l'iniziativa. Esiste la medicina d'attesa che si pratica in ospedale dove c'è un'assistenza H24 ed esiste una medicina territoriale che è una medicina d'iniziativa e come in questo caso promuove azioni per la comunità fondamentali per la prevenzione, ha aggiunto Lucchetti. Una sanità mirata e senza dispersione di forze, il commento invece di Luigi Leone, responsabile del poliambulatorio di Termoli. In piazza, ha aggiunto il vice sindaco Maria Chimisso, ci sarà anche uno sportello antiviolenza che ospiterà anche alcuni operatori dei progetti SPRAR per avvicinare gli immigrati al servizio sanitario. Spazio anche all'ambito territoriale sociale di zona che da poco tempo fa capo a Termoli. Il coordinatore Antonio Russo ha illustrato i servizi offerti che saranno fatti conoscere alla popolazione con un apposito stand sabato in piazza. Sarà una città blindata, già da questa mattina qualche cambiamento si nota, soprattutto per quanto riguarda i cassonetti dell'immondizia, e le disposizioni sono dettate dal Viminale in materia di antiterrorismo. Quello del Corpus Domini di quest'anno sarà una vera novità. Sentiamo. È il giorno in cui si registra il maggior numero di presenze in città, la popolazione raddoppia se non addirittura triplica. La domenica del Corpus Domini Campobasso viene invasa da circa 100.000 persone richiamate dalla sfilata dei misteri, ma anche dalle bancarelle e la sera dal concerto che chiude la festa. Quest'anno Alex Britti suonerà in Piazza della Repubblica e non come consuetudine in Piazza Pepe. È solo una delle modifiche al programma dettate dalla disposizione del Ministero dell'Interno per le manifestazioni e i concerti dopo i fatti accaduti negli ultimi mesi con gli attentati a Londra, Nizza, Berlino, Parigi. Sarà una città blindata quella che si appresta a vivere i prossimi 4 giorni con disposizioni che hanno già provocato più di qualche protesta. In apparenza tutto sarà come ogni anno, con le casette di legno lungo Corso Vittorio Emanuele preparate nell'ambito del cartellone della Città dei Misteri dell'Assessorato alle Attività Produttive. Poi i misteri, vero motore del Corpus Domini, con i colori e le emozioni del volo ideato da Paolo Saverio Di Zinno, e la musica in programma già da stasera con il concerto finale di Alex Britti. Auto off limits in molte zone del centro cittadino, con la predisposizione dei blocchi anti-tir e controlli di polizia rafforzati. Negli ultimi giorni le riunioni tra comune, questura e prefettura sono state anche ad alta tensione proprio per le disposizioni del Viminale, che riducono al massimo la libertà degli spostamenti. Anche il trasporto pubblico risentirà in modo consistente delle limitazioni, con cittadini che hanno già contestato l'ipotesi di ridurre o eliminare in alcuni casi molte corse degli autobus. Spazientiti anche alcuni commercianti che si sono visti schierare davanti alle proprie attività i cassonetti dei rifiuti. Uno spostamento, hanno motivato dalla SEA, disposto dalla questura che riguarda le strade del percorso della processione dei misteri. Divieto disposto dal sindaco di utilizzare petardi, botti e fuochi d'artificio nel territorio comunale. L'eventuale esplosione potrebbe generare panico tra i cittadini e la folla di questi giorni potrebbe mettere a rischio l'incolumità delle persone, come è accaduto la notte della finale tra il Real e la Juventus in Piazza San Carlo a Torino. È la festa più amata dai campobassani, per la quale restano in campo iniziative e idee per darle ancora più lustro. Sarà in qualche modo diversa quest'anno, con l'allarme attentati sullo sfondo e la necessità di fare finta che sia come tutti gli anni, con i disagi e la bellezza di ogni edizione, per continuare a far volare nei secoli angeli e diavoli. Dalla SEAC e da Palazzo San Giorgio precisano che le corse degli autobus subiranno solo il cambiamento dell'orario estivo che entra in vigore proprio in questi giorni. Non ci saranno soppressioni delle corse. Torniamo alla campagna elettorale che si è conclusa con il voto di domenica scorsa e l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali. A Torella del Sannio Antonio Lombardi, che è stato in passato già sindaco, parla di necessità di ricucire il paese. Sentiamo. Antonio Lombardi per la 4ª volta sindaco di Torella. Questa volta è stata un po' più difficile delle precedenti competizioni elettorali. Che campagna avete affrontato? Tutte le campagne elettorali sono difficili, non si sa mai ovviamente il risultato. Comunque purtroppo devo dire che questa è stata meravigliosa come campagna elettorale, ma è stata, devo anche aggiungere che è stata la campagna elettorale più scorretta e più scandalosa che io abbia mai fatto dall'85 ad oggi. Ha parlato anche di ingerenze da parte dei poteri forti. Sì, sì, io devo ringraziare
la mia gente, quelli che mi hanno dato fiducia, quelle 310 persone che hanno creduto in me, ma soprattutto nei nostri ragazzi, nei nostri giovani, perché questa è una vittoria doppia, perché io ho vinto contro il mio competitor, ma ho vinto soprattutto contro la giunta regionale che, se non ho capito perché, si è schierata contro di me, ma contro di noi, contro un paese che purtroppo, insomma, l'ha sempre acclamato e è stata sempre vicino a lui, a loro. Ma non si può prescindere da un dialogo col governo regionale, ora che è diventato sindaco? Ma vabbè, certo, io adesso sono il sindaco di tutti, non sono contro nessuno, io ho detto semplicemente la campagna elettorale è finita lì, adesso io sono a disposizione, collaborerò, ho stima del presidente e dei suoi assessori e cercherò di ritrovare quella serenità che purtroppo si è persa in questi giorni, soprattutto con il governo regionale. Come si salva un piccolo paese dallo spopolamento, dalla crisi economica, dalla fuga dei giovani? Beh, io quando sono stato sindaco qualche anno fa praticamente ho puntato molto sulle scuole, quindi io sono stato uno dei primi comuni, se non il primo comune, a rifare le scuole. C'ho 230 ragazzi nelle mie scuole, quindi sono orgoglioso e contento di aver fatto questo. E ovviamente nella scuola, nei ragazzi, dobbiamo puntare nei ragazzi e nei giovani perché sarà il nostro futuro. Torella è un paese che regge lo spopolamento. Quindi insomma siamo poco sotto i 1000 abitanti e soprattutto per questo motivo qua, perché la gente cerca di rimanere, noi siamo vicini alla gente, a fianco della gente e non contro la gente. A quello che è stato il suo competitor fino a sabato sostanzialmente, cosa si sente di dire in questo momento? Ma l'opposizione si fa anche aiutando la maggioranza, cioè dire blaterare contro l'amministrazione, dire delle fandonie, insomma è facile a tutti. Hanno sempre sparlato e dette cose infamie contro di me e io nonostante tutto ho vinto per la quarta volta, non consecutiva, proprio per la quarta volta, quindi sono parecchi lustri che io diciamo sono il sindaco del mio paese. Se vogliamo che il paese continui ad andare avanti con serenità, cerchiamo di fare un'opposizione, sì sono d'accordo per questo, ma un'opposizione come sul dirsi, oltre che costruttiva, un'opposizione soprattutto serena e educata, che è la cosa più importante che praticamente in questi giorni, in questi mesi è venuta a mancare. I carabinieri di Larino hanno arrestato a Bonefra un 24enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti. Il ragazzo fermato e perquisito nel centro del paese aveva con sé alcuni grammi di marijuana. Poi in casa sua i carabinieri hanno trovato quasi un etto di droga. Dopodiché il 27enne è stato arrestato e trasferito in carcere a Larino. Ora parliamo di ambiente, a Ripa Limosani è stato inaugurato un ecocompattatore, ce ne parla in questo servizio Anna Maria Di Matteo. Inaugurato un ecocompattatore alle porte di Campobasso in territorio di Ripa Limosani, in una zona dove peraltro ci sono molte attività commerciali, una iniziativa che ha come obiettivo prioritario quello di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente ma al tempo stesso di incentivare quanti andranno a conferire il materiale da riciclare. È un macchinario che differenzia materiali preziosi quali bottiglie in PET, flaconi in HDP e lattine in alluminio, differenziandole dal resto della raccolta differenziata. Poi questi materiali hanno un alto valore economico. I cittadini conferiscono i loro materiali, i loro rifiuti all'interno di questo macchinario e il macchinario premia con l'erogazione di un voucher spendibile all'interno delle attività convenzionate che sono supermercati, farmacie, autolavaggi. Questo coniuga l'importanza di un corretto riciclo, quindi il gesto virtuoso del riciclo, a un'economicità che si ripercuote con degli sconti. Queste iniziative sicuramente servono per sensibilizzare la popolazione sul tema dell'ambiente e devo dire che negli anni di esperienza in questo settore abbiamo notato che c'è una forte attenzione da parte dei cittadini al tema ambientale, quindi è un tema sentito e la risposta comunque è notevole, quindi persone di tutte le fasce di età si recano presso i nostri compattatori per conferire quelli che in teoria sono rifiuti ma in realtà sono risorse. Un'iniziativa accolta favorevolmente dal sindaco di Ripa Limosani. Quando si parla di ambiente il comune di Ripa Limosani è sempre pronto a dare una mano a tutte le associazioni, a tutte le società che faranno richiesta sul territorio. Abbiamo aderito anche perché c'è un progetto, un accordo
tra il comune, la società e la scuola di Ripali Mosani per l'acquisto di strumenti tecnologici per i ragazzi della nostra scuola. Quindi la classe riciclona ogni anno riceverà da parte della ditta materiale informatico. Quindi ci saranno anche delle lavagne LIM, ci saranno dei personal computer, ci saranno dei tab. I ragazzi sceglieranno a fine anno il premio che vorranno direttamente, quindi accordandosi con la ditta. Inoltre la società si impegnerà ad organizzare sul nostro territorio delle giornate ecologiche, quindi anche raccolta del materiale, e soprattutto faremo con loro una campagna di informazioni sul territorio per spiegare alla gente, quindi alla cittadinanza, l'importanza della raccolta, quindi lo smaltimento della plastica. E si chiama Project Day, la scuola in cantiere, il convegno organizzato dalla Garden Strutture Legno di Baranello in collaborazione con l'Istituto Pilla di Campobasso, domani dalle 8.30 alle 13.30 a Palazzo Colagrosso a Boiano. Un convegno per sensibilizzare sul tema della riqualificazione del patrimonio scolastico in occasione della fine dei lavori del polo della città di Boiano. La scuola realizzata proprio dalla GS Legno, azienda che opera da decenni nel campo delle costruzioni in legno, investendo in soluzioni innovative che garantiscono strutture all'avanguardia antisismiche. L'obiettivo del convegno è proprio approfondire questi temi. L'evento è patrocinato dal Comune, dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti di Campobasso e di Isernia, dal Collegio dei Geometri, da Unitel e dalla Provincia. Verrà premiato il progetto vincitore del concorso di idee Do It Yourself del Pilla, e poi ci sarà una visita guidata nella nuova scuola in legno. Il convegno è a numero chiuso e si seguirà l'ordine cronologico di prenotazione. Adesso parliamo delle manifestazioni che si svolgono in questo periodo che prelude all'estate, aperto dalla festa di Sant'Antonio e dalla sfilata di carri a Santa Croce di Magliano. Ce ne parla Fabrizio Occhionero. Una comunità profondamente legata alle sue tradizioni che si ritrova nella festa più attesa dell'anno, quella in onore di Sant'Antonio di Padova. Tanti simboli, gesti condivisi, il senso di appartenenza a una comunità che coinvolge le famiglie e tanti giovani, rinnovando dei riti che si perdono nel tempo a Santa Croce di Magliano. Il monaco indossato dalle donne di ogni età in segno di devozione per un voto, una grazia ricevuta. Il pane, i carretti portati a mano dai bambini e dai ragazzi per la questua che precede la festa, le luci ai balconi e il canto della carregna. Sono proprio i carri, almeno 26, a richiamare e coinvolgere persone di ogni età, da quelli storici ai più recenti, ancora simbologie religiose, la devozione popolare e molto altro, in quello che anche in questo caso diventa un fatto sociale totale. Luci, colori, suoni e un rapporto unico tra l'uomo e l'animale che rappresenta una costante del territorio. La tredicina che precede la festa, il primo giro del 12 giugno fino alla cappella incontrata a Sterparo del Monaco, la benedizione dei carri sul sagrato della Chiesa Madre, la processione della solennità del 13 giugno e poi il ritrovo in famiglia o tra gli amici, dalla tradizionale colazione al pranzo fino agli altri momenti di condivisione. Un evento riuscito che ha richiamato in paese anche numerosi visitatori. Tutto questo movimento che interessa, coinvolge tante famiglie, non solo le famiglie, anche i ragazzi che con i loro carretti, ecco, girano per il paese e, ecco, con la loro semplicità, ecco, si avvicinano per chiedere qualche cosa per la festa, ecco, e tutta la comunità unita per vivere questi giorni, per una grande esperienza di comunione e di fraternità. Quest'anno non si è formato il comitato per dare continuità al grande lavoro del comitato degli altri anni. Devo ringraziare il presidente della Proloco, il presidente dei Giovani Avis, perché si sono presi questo compito e questa responsabilità di coordinare un po' tutte le attività propedeutiche per farsi di vivere veramente in sintonia e con gioia e con festa questo 12 e 13 giugno il nostro Sant'Antonio. Nicola Mastronardi, giornalista e scrittore di Agnone, firmerà insieme ad altri autori l'Estate in diretta, programma di punta di Rai 1. In particolare il giornalista
Agnonese si occuperà di itinerari verdi e senza motore da compiersi lungo la penisola. Mastronardi per 13 anni ha collaborato anche con il programma Linea Verde. E al villaggio turistico Ciocca di Riccia parte la stagione estiva. Siamo andati a curiosare insieme a Valeria Farina. Vediamo. Manca pochissimo all'inizio dell'estate, il caldo già si fa sentire e l'entusiasmo per la bella stagione aleggia nell'aria. A Riccia è stata inaugurata la stagione estiva al villaggio turistico Ciocca. Su un'ampia superficie di 24.000 metri quadrati, oltre al ristorante pizzeria e alla sala ricevimenti, anche svago e relax, tre piscine, campi da calcetto e area picnic a disposizione dei tanti turisti e degli amanti della tintarella. Diamo il via alla stagione augurandoci di portarla avanti alla grande. Abbiamo un'ampia superficie e tre piscine. Questa è la piscina media, ma poi c'è anche una da relax un po' più alta, parliamo di una profondità di 2,5 metri. E poi c'è la laguna baby per i più piccoli, per farli divertire insieme ai genitori. Una giornata in piscina, ma anche un piccolo punto stuzzicheria per gustare le nostre tipiche rondelle Delle al forno e tante altre piccole specialità. Facciamo di tutto per riuscire a far divertire i nostri clienti, piccoli giochi, animazione e soprattutto tanta musica. Musica, divertimento e sapori tipici per momenti di svago a bordo piscina. Quest'anno abbiamo iniziato alla grande, una bellissima giornata. E sono diversi anni che veniamo qui e sempre è bello stare in mezzo al villaggio turistico Ciocca. Fortunatamente il tempo permette, quindi ci divertiremo con tanta musica, piscina, bagni e così via. I bimbi si divertono e le mamme e i papà si rilassano, è un'ottima soluzione questa per vivere la piscina. Sì, è ottima, direi ottima. Stanno tranquilli qua, è un bel villaggio, è una bellissima piscina. La struttura è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Impegno e determinazione per l'unità della cooperazione, l'incontro in programma domani a Termoli dalle 11 alla Cittadella della Carità di Piazza Bisceglie. Il convegno è organizzato dall'Associazione Generale Cooperative Italiane del Molise. E secondo appuntamento musicale al Forno Mazzitelli a Campobasso con il Simone Sala Trio. Vediamo. Luca Mazzitelli, allora anche quest'anno avete riproposto questo discorso del live musicale, insomma, devo dire che è una bella idea. Sicuramente anche visto il successo dell'anno scorso della nostra attività insieme alla collaborazione di Simone Sala, visto il successo insomma, era scontato insomma, ripeterlo perché poi è bello e ha avuto un grande riscontro di pubblico. Avete preparato un piccolo cartellone, so che insomma quello con il trio di Simone Sala non è l'unico appuntamento. No, no, sicuramente Simone è stato bravo insieme a noi a fare delle belle date con bei gruppi e quindi sono altre situazioni che adesso Simone poi vi spiegherà meglio perché conosce lui gli artisti che ci ha portato anche quest'anno. Direttore, tu lo sai che la nostra amicizia ha, come dire, una storia lunga e soprattutto intensa, visto che anno per anno realizziamo delle cose belle come Telemolise nel cuore e tante altre piccole grandi cose, perché Telemolise è davvero un'emittente che lavora come lavorano le grandi emittenti, un'azienda che non bada al fatto che il Molise è piccolo ma fa le cose come se noi fossimo la Lombardia. E sulla stessa lunghezza d'onda è sicuramente Mazzitelli, perché quando io ho conosciuto Luca Mazzitelli e poi la famiglia Mazzitelli ho capito che parlavamo la stessa lingua. Loro fanno il pane e la pizza come io faccio la musica, con lo stesso amore, con la stessa dedizione. Siamo ambedue fautori e, come dire, siamo ambedue persone che credono nella qualità, come diceva giustamente prima Luca. Io ci credo in questa qualità e credo che sia assolutamente il volano, sia forse la cosa migliore su cui possiamo, come dire, creare sinergie per cercare di far venire fuori questo bel Molise nostro. Oggi è il 153° anniversario della Fondazione della Croce Rossa. I volontari del Comitato di Isernia hanno deciso
di festeggiarlo realizzando un video che stiamo vedendo che rappresenta i 7 principi della Croce Rossa. Hanno chiesto a Telemolise di mandarlo in onda, vediamolo. And the notes, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it is. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. Tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo, tra poco più di mezz'ora gli aggiornamenti, grazie e a più tardi.